Ho ricevuto una chiamata anonima. Non avete seguito il nostro consiglio. Barbie, nella stessa voce che ha chiamato te? Sì. Siamo sempre fermi su sto cazzo di quadro di Mondrian. Sono sicura che mi stiano pedinando adesso, gli ho fatto anche un video. Si vedono bene in faccia. E quello è il problema, le loro facce. I miei zii mi hanno lasciato una cartolina appiccicata allo schermo. Gira la cartolina. Sai cosa significa questo? Che ci sono entrati in casa. Anche voi? Sì, ma sto cazzo di dipinto, chi lo conosce? Non lo so, però a me non è nuovo. È l'evoluzione di Mondrian. Me ne ha parlato Vanessa una volta mentre stava preparando una mostra lì nel museo dove lavora. Ho capito, che cazzo c'entra con noi? Piacerebbe saperlo. E se avesse un significato? Lollo, cosa ti ha detto Vanessa a proposito del dipinto? Cosa mi ha detto? Che è tipo un percorso spirituale. Cosa vuol dire? Vogliono convertirci? Che è? Secondo me vogliono costringerci a dividere con loro i soldi. E loro potrebbero essere un po' più chiari, no? Barbie, secondo me è meglio se rimani lì ancora qualche giorno. Pensi che per i tuoi zii sarebbe un problema? Beh no, non lo so, cioè devo chiederglielo. Però adesso non ci sono, sono fuori a cena comunque. No, no, Barbie, Lollo ha ragione, devi restare lì per qualche giorno ancora, Non so, nel frattempo... Chiuditi in casa. È come se servisse a qualcosa. Cioè, se vogliono entrare, entrano, no? E passare la notte in un posto dove ci sia tanta gente, non lo so, una discoteca, un pub... Ma hai visto il video? Questi la seguono ovunque! Aspettate un attimo, ragazzi. Figli di puttana. Era un piano perfetto se non era per quei pezzi di merda. Dai, non potevamo saperlo. Mi dispiace. Ti dispiace per cosa? L'idea è stata mia. Ma come appena detto, non potevamo saperlo, dai. Non farti prendere dei sensi di colpa. Invece sì, cazzo. Qui è tutto un casino, cioè, sono entrati in casa nostra! Non farti prendere dei sensi di colpa, che questo non è proprio il momento adatto. Rimaniamo lucidi. Che facciamo? Allora, se dobbiamo rimanere lucidi, io devo smettere di bere e tu di fumare. Barbie? Ma che cazzo ne so, starà cagando. Che tempismo, anche lei. Vabbè, tanto cosa cambia? Stiamo parlando di aria fritta, no? Che cazzo stai dicendo, Lorenzo? Che cazzo stai dicendo? Dobbiamo trovare una soluzione. Ma quale soluzione? Cazzo, sono sicuro che possiamo trovarla. Ma trovala tu, allora! Sentito? Sì, cazzo, Barbie. Barbara! Barbie! Pronto, Barbara! Barbara! Cazzo, questa non ci sente. Cazzo. Aspetta. Magari saranno tornati gli zii, dai, non preoccupiamoci. Ma l'hai sentito anche tu l'urlo, no? Sì, ma è possibile e che... perché cazzo avrebbe dovuto urlare? Quelli sono entrati in casa, te lo dico era io! Era lontano, poteva venire da fuori! Non era da fuori, era lei, cazzo! Barbie! Barbara! Cristo! Cristo, cos'era? Cazzo, te l'ho detto, sono entrati. Porca puttana. Io chiamo la polizia. Ma che cazzo chiami, sei scemo? Come che cazzo chiamo? Ma ci sono i soldi lì, non possiamo! Non un cazzo dei soldi, Lorenzo, io chiamo la polizia, questi l'ammazzano. Non chiamare la polizia, siamo già abbastanza nella merda! Chiama Barbara sul cellulare. Va bene. Merda, l'ha lasciato al computer. Chiamo gli zii. Che cazzo siete? Vi ammazzo, pezzi di merda! Cosa gli avete fatto, bastardi? Io chiamo la polizia, Lorenzo, non stare lì parato come un coglione! Cazzo, porca puttana! Lorenzo! Tesoro! Silvia.
Flavio, ascolta, tu stai ancora seguendo quel professore, quello di cui mi avevi parlato, del corso su Mondrian? Sì, perché? Perché ho scoperto un sacco di cose su di lui e anche sul quadro. Ma lui chi? Quale quadro? Sto parlando dell'evoluzione di Mondrian, Silvia. Cosa c'è che non va? Devi andartene, la situazione è grave, Pasini è un uomo pericoloso. Ma cosa dici? Ora non ho tempo per parlare, però appena ho tempo ti spiego. Tu vattene da lì e fidati di me. Ma vale, aspetta!